Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Formula 1 2021, pronti per il round numero 15 del nostro mondiale, della nostra terza stagione. Si corre in Russia a Sochi, pronti per andare a vedere la griglia di partenza con un nostro Antonio Giovinazzi con 1:27.949, l'unico ad essere andato sotto 1:28 a partire in pole position, seguito da Sergio Perez ad 1:10.7, mentre noi, che eravamo secondi fino a pochi minuti, fino a pochi secondi in realtà dalla fine, partiamo in quinta posizione a 4 decimi da Giovinazzi in testa alla griglia di partenza. Però ci siamo, conto su di te, non deluderli. ok, allora in realtà Madonna, mi ha caricato un botto di giri in più, in realtà un botto di giri in più. Io sinceramente abbassa, 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 metti un 0,5 in più, che direi che secondo me può andare bene. Allora, modifichiamo la strategia. Potremmo fare 6 giri, 6-7. Facciamo 6-7, dai, tanto le gomme dovrebbero riuscire a reggerci. Ci fermiamo un pelo dopo, ma almeno avremo l'opportunità di sfruttare un pelo di più le gomme morbide. Ok, mezzo giro in più dovrebbe bastarci, visto che generalmente abbiamo visto che allora Spa e Monza, che abbiamo messo un po' di giri in più, abbiamo recuperato un sacco di carburante. Probabilmente succederà anche qui, ma voglio evitare che di rischiarmela troppo, quindi rimango con questo nostro standard, uno 0,5 in più. Di solito facevamo 0,3, ma metto 0,5 per essere più cauto, e vediamo come va. Quindi, signori, pronti a partire per la gara di Russia? Partiamo in quinta posizione, siamo all'esterno, abbiamo un lungo rettilineo da sfruttare prima della prima curva, dove potremo sfruttare il motore. Speriamo di sfruttare anche una buona partenza. Quindi, let's go, dentro con la gara e si parte. Pronti a partire, ladies and gentlemen. Attenzione agli avversari che cercheranno sicuramente di partire. Norris è partito a bomba, noi non riusciamo a partire sempre al meglio. Mi butto all'interno, anche se c'è Bottas che difende la traiettoria. Provo ad andarmi a riprendere subito la quinta posizione, cosa che riesco a fare. Mi rimetto subito dietro Ricciardo. Vediamo la modalità. Attenzione qui all'inizio, perché si crea sempre il trenino. Ok, è il momento di iniziare a sfruttare al meglio la nostra macchina, iniziare a spingere. Andiamoci cauti. Ok, siamo attenti. Qui non potevo. Non potevo affondare, era troppo rischioso. Attenzione, Giovinazzi è stato sorpassato da Sergio Perez. Mortacci sua. Porchio Giuda. Ok, sfruttiamo il nostro motore, la scia di Ricciardo. Ci buttiamo subito all'interno, anche senza il DRS. E andiamo a effettuare il Lo fai sembrare sorpasso. facile. Lo faccio sembrare facile, ma spero sia effettivamente facile anche andarci a riprendere questi qui davanti. Ok, sappiamo gestire le gomme noi. Non abbiamo un'auto che le consuma troppo, noi anche le sappiamo gestire, quindi dobbiamo stare attenti a questo cordolo. Dal prossimo giro avremo anche il DRS, quindi potremo sfruttare bene le nostre potenzialità.
po' lungo. Un po' lungo, peccato. Giro più veloce, 1.31.0. Vai così con il DRS subito, ma anche Max ce l'ha su Giovinazzi. Frenato sempre un po' in anticipo perché... se abbiamo capito delle cose in queste tre stagioni è che... dobbiamo stare... attenti. Come immaginavo, il carburante lo stiamo recuperando. Dobbiamo stare... ah, attenzione ai limiti della pista. Alcune informazioni su Giovinazzi. La sua... no, 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 Giovino, ma porca di quella puttana, Giovinazzi, ma dio di un dio. Lui era secondo nella classifica mondiale dietro, bandiera verde, dietro Ricciardo, e adesso Ricciardo gli riguadagnerà sicuramente dei punti. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Di nuovo giro veloce. Ok, Max non ha il DRS. Antonio è rientrato ai box. Antonio ai box. Ma ok, quindi non si è ritirato dalla sessione. Vuoi vedere che molto probabilmente aveva un problema al DRS, che tipo gli è rimasto aperto? E con il DRS aperto non hai deportanza nelle curve, quindi ha dovuto obbligatoriamente rallentare per... rallentare per non schiantarsi male. È molto probabile. Mamma mia, occhio. Perez qui davanti che non è il DRS. Occhio. Quell'S tende sempre a sgusciare un po'. Di nuovo giro veloce. Stiamo spingendo, eh. Vai, 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 vai con il DRS. Attenzione, Perez! Che resiste! Maledetto! Ha resistito all'attacco. Le gomme un po' iniziano a cedere, eh? Abbiamo questo e un altro giro. Fuck. Dobbiamo stare attenti a questa curva perché altrimenti rischiamo sempre di avere il limite di traiettoria. E anche Perez sguscia un po', eh. Al prossimo giro ci fermeremo, chissà se faremo l'undercut su Perez oppure no. La finestra del pit stop si è aperta. Siamo più veloci, siamo molto più vicini.
Ci buttiamo sempre all'interno e lo sorpassiamo. Bene così. In testa al sesto giro. Però siamo attenti perché comunque ci sono incollati dietro e potrebbero venirci ad infastidire, anche se comunque non abbiamo più il DRS qui, eh. Quindi possono sfruttarlo loro adesso. Anche se so di avere un passo migliore di loro, perché nelle prove libere le ho concluse con il tempo migliore, dando, non mi ricordo chi c'era dietro, forse Verstappen. Sì, mi sa Verstappen, che comunque gli avevo dato tipo 3 decimi, mi pare. Mentre in qualifica ovviamente loro noi sappiamo che hanno dei tempi clamorosi. Ok, Perez continua, Verstappen ai box. Quindi strategia strana. Vabbè, ovviamente Verstappen è prima guida, quindi si ferma prima della seconda guida Perez, che molto probabilmente quindi perderà di più da noi e allungheremo. Peccato per Giovinazzi. Peccato davvero per Giovinazzi, che spero recuperi quanto più possibile, ma non sarà facile per lui. Non sarà assolutamente facile, anche perché comunque, eccolo lì, è molto dietro. Recupererà qualcosa, ma si ritroverà molto probabilmente nelle retrovie. Non so poi con che gomme sta correndo, probabilmente avrà montato le dure, ma non lo so, vediamo. Noi siamo in decima posizione, abbiamo allungato già un po' su Verstappen. Spero che Latifi, o Latifi, come volete, non ci rallenti troppo. Difende l'interno, noi però all'esterno, di forza e di prepotenza, ci prendiamo la posizione, non ci fa perdere tempo, il che a noi ci va di vantaggio. Dobbiamo stare attenti adesso con le medie, perché non abbiamo lo stesso grip delle morbide. Sapevamo Russia sarebbe stata una pista a nostro vantaggio, lo è sempre stata in queste 3 stagioni. Sapevamo di avere un buon passo, specialmente adesso che abbiamo la macchina molto performante. Ci avrebbe regalato delle soddisfazioni. Ok. Ok, devo prenderci confidenza. Ragazzi, abbiamo allungato un boato. L'undercut ha funzionato alla grandissima. Tra l'altro, Verstappen ha sorpassato Perez. L'undercut ha funzionato anche tra compagni di squadra. Verstappen guadagna su Perez. Adesso allora abbiamo capito il perché Verstappen si è fermato prima di Sergio. Sapevano che probabilmente Sergio perdeva su di noi, hanno puntato a far passare Verstappen per far fare più punti a lui, molto probabilmente. Sempre se non inizino a lottare tra di loro, che noi comunque trarremo vantaggio, perché potremmo allungare di più. Cosa che già stiamo facendo, non siamo comunque ancora in testa perché abbiamo Bottas e Ricciardo che ancora devono fermarsi, ma penso che ormai sarà rimasto veramente... veramente poco a loro disposizione per quanto riguarda la mescola morbida, visto che insomma 8 giri la vai a consumare abbastanza. Infatti si fermano, io vado un po' lungo per guardare perché sono un po' un pirla. Bene. Ok, siamo tornati in testa. Allora io direi di concentrarci e ci vediamo probabilmente a fine gara. O se succede qualcosa, dimmi.
Sei all'ultimo giro. Ultimo giro, ladies and gentlemen. Abbiamo un vantaggio incredibile. Possiamo amministrare tranquillamente. Però vabbè, noi ovviamente lo sappiamo. Ci piace spingere fino alla fine. Per non lasciare mai nulla al caso, anche se insomma adesso con il fatto che abbiamo le gomme un po' consumate facciamo un po' più fatica. Infatti 2 decimi e 6 più lenti rispetto al giro più veloce, ma va bene, va bene, che ovviamente poi ho fatto anche concentrato, quindi va bene così, va bene così. Lo sapevamo che in Russia avremmo avuto una gara che ci avrebbe visto dominare, così come abbiamo avuto a Monza, un po' meno a Spa, ma comunque abbiamo dominato. Quindi non male, il carburante lo abbiamo recuperato, abbiamo un giro e 6 in più, abbiamo recuperato un giro ed 1. Ora sarà interessante poi vedere, andando avanti così con l'usura dei componenti e quant'altro, come ce la caveremo con il consumo carburante. Ma intanto noi ce l'andiamo a vincere, ce la portiamo a casa. Ottima vittoria, vittoria giro veloce, 26 punti che guadagniamo in più con Ricciardo che è arrivato dietro. Giovinazzi non so come se l'è cavata, che fine ha fatto. Ed eccoci qui ad alzare la coppa al cielo, vittoriosi davanti alle Red Bull, Max Verstappen e Sergio Perez. Verstappen che ha preso praticamente la seconda posizione con l'undercut nel pit. Ok, proseguiamo, andiamo avanti, vediamo dove è arrivato Giovinazzi, che ha avuto quel problema che insomma non sappiamo da cosa è dipeso, probabilmente dal DRS mi verrebbe da dire, perché non si è ritirato. Undicesimo. È quasi arrivato in zona punti, ma Ricciardo comunque è arrivato quinto. Quindi vabbè, noi abbiamo dominato dei giri incredibili, 1:29.1, un secondo e 4, un secondo e mezzo quasi più veloce di Max Verstappen. Ok, allora se andiamo avanti, posizione in classifica, abbiamo allungato molto, ma Ricciardo riscavalca Giovinazzi. Peccato, peccato, classifica con sorpresa, siamo a 100 punti, ok, va bene, possiamo andare avanti. Vabbè, ci abbiamo... Sì, ci abbiamo 7 milioni e 6, però maschio, ci costa tutto 10 milioni in su. Capisci che non ci entriamo con il budget. Poi mi devo sentire venire a dire festeggiamenti per poi. Ma sì, festeggiamo. Facciamo festa! Festa! Prima di andare a Singapore, dove soffriremo come degli animali. Allora, gestione veicolo. Allora, siccome andiamo a Singapore, fammi rimettere qui i primi componenti, visto che comunque è una pista dove, insomma, sfruttare il motore non è che servirà più di tanto. Continuiamo a usare i componenti un pochino più usurati per non andare a rovinare i primi. Allora, come stiamo messi però? Risultati di stagione, mancano effettivamente 8 gare. Singapore, Giappone, America, Messico, Brasile, Australia, Arabia Saudita e Emirati Arabi. Ok, praticamente. Ok, abbiamo fatto dei buonissimi risultati, anche per merito, per demerito forse degli altri avversari, che insomma non sono poi così incredibilmente costanti. Ma va bene, ok signori, allora che dire, io vi saluto qui, vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ricerca e sviluppo, mi pare che telaio, ok, abbiamo sbloccato, ci deve arrivare questo qui che ci arriverà, mentre motor propulsore abbiamo sbloccato un paio di componenti e potremo andare a sbloccare questo con 1500, sistema di iniezione del carburante, l'efficienza che ci arriverà dopo il Giappone, prima dell'America, quindi vai, siamo tornati a essere top team anche di motore, perfetto. Mentre per quanto riguarda la resistenza non possiamo migliorare perché non abbiamo le strutture a livello 3, ma va bene così. Quindi io vi saluto qui, ci vediamo ad un prossimo episodio con la gara a Singapore, una gara stracittadina.
Marina Bay. sulla macchina in tempo per la Ok, prossima sessione. grazie. Marina Bay sarà difficile qua perché sarà tutta quanta guidata. Sarà difficile qui. La qualifica la farà molto probabilmente da padrone. Speriamo di partire abbastanza avanti. Non dico in pole, ma speriamo di partire abbastanza avanti e potercela giocare e fare un pochino di punti. Quindi limitare i danni. Però lo scopriremo nel prossimo episodio. Quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Restate sempre sintonizzati. Non perdetevi Gran Turismo 7, che ormai sapete sta uscendo sul canale. Gli altri video, come ogni tanto, Euro Truck Simulator 2, le gare di Formula 1. Insomma, chi più ne ha più ne metta, seguitemi sul canale per restare sempre aggiornati. Ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi.